Mancano 7 ore e mezza a Capodanno e adesso non abbiamo idea dove saremo, cosa faremo. Non sappiamo niente. Quanto ce ne importa? Zero. Andiamo a cercare un posto senza botti. Sei d'accordo? Così non ti dà fastidio alle orecchie? Perché sei vecchiettina, eh? Eccoci, abbiamo trovato un posticino. Praticamente là c'è il mare. Ouch! Cosa? Che dolore! Questa cosa di metallo mi casca sempre sui piedi. Quindi siamo riusciti a trovare un posto? Sì, allora un posticino molto carino. Siamo fronte mare. Sacchettino, ho trovato un amico, un cagnetto più piccolo di lui. Che carini, hai visto come si attentavano vicenda? È il terzo Capodanno che fa con noi. Il primo eravamo a casa, però erano tutti chiusi. Il secondo in Sicilia. Il secondo in Sicilia, sulla spiaggia, il terzo di nuovo sulla spiaggetta, amore. Lui sembra molto interessato. Non gli frega niente a lui. Ti ho trovato la tua pallina, il tuo regalo di... del nuovo anno. Come che si dice buon anno? Tra noce veia e si augura passarlo bene per l'anno nuovo. Andato. È andato. Cosa vuoi da mangiare? Allora. Si aprono le porte del ristorante di casa Vandipeti. Quello che cosa che abbiamo scritto sul 2022, che per noi vuol dire partenza, provare a riconoscere e trovare emozioni non curandosi di zavorre antigioia, solo cose belle. Non mi sembra molto convinto. No, lui no, infatti. Ti ho rubato un bacino. Abbiamo cambiato i piani. I piani originali non prevedono sacchettino. Rucola! No, ma dai, sacchettino, lo devo pesare. Complesso questo. No, ma non si può. Facciamo così, Sake. Sake, guardami negli occhi. Adesso io ti do da mangiare, così tu vai a dormire. E non ci rompi le palline. Sicuramente. Ma è pasta cruda! Ah, perché lui mangia anche la pasta cruda, vero? Anche tu, Olimpia, sì. Qua sono solo richieste. Dunque, dato che non cambia un tubo da stasera a domani, noi facciamo come sempre, cioè cuciniamo già in doppia porzione, così domani il pranzo ce lo troviamo già pronto, giusto? Allora, lenticchie. Con il rumore di Olimpia che tracca. Ah, qualcuno avrebbe la musica di sottofondo, noi abbiamo Olimpia che beve e sbrodola. Tavolo fatto. Aiutante, aspettiamo qualcosa che cade. Un granello di melograno. No, sempre fare un pasticcio. Ah, se sentite, sa che l'abbiamo messo attimo in bagno per cui tu vivere. Che se no è la fine. Noi invece abbiamo preparato rucola, olive e melograno. Veroli. Qui la stessa roba di Natale, te capi? Vabbè, così non abbiamo dovuto cambiare il... Ah. Hai visto? Tempo di fare una ripresa ed è comparsa un'altra pena. Che cosa le tiri fuori? Attenzione. I piatti belli hai detto. I piatti belli sono quelli non colorati. Vabbè, non sono ancora apparsi in questo video. Allora, mentre Sara cucina, scriveteci nei commenti come avete festeggiato voi Capodanno. Sì, anche se noi... per voi è una cosa importante. Allora, l'anno scorso ci siamo addormentati alle 10, credo. Ci siamo svegliati coi botti. Quest'anno invece ce la faremo arrivare a mezzanotte. Perché vogliamo arrivare a mezzanotte? Perché qua c'è un'usanza. Qua in Spagna è un'usanza. Sicura? Sì, sì. Che non era il Portogallo. No, 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 è un'usanza spagnola. Però non c'è, cavolo, come facciamo a spedire i rintocchi? Vabbè, li facciamo noi, mezzanotte, fai mangi 12 accini, fa 12 rintocchi. In teoria ci sono 12 rintocchi del campanile e per ogni rintocco si mangia un acino, giusto? Sì, porta bene, dice. Dice. Non so che lo dice. Non so neanche se sia vera sta cosa, ci dobbiamo fidare? Ma sì, nel dubbio fidiamoci, è una cosa comunque... divertente, un po' diverso, no? Quindi mangeremo 12 acini. Due, a testa. Qua, eccoli qua. Anche sa che...
e libereremo Sake dal bagno. E quindi siamo quasi pronti? Sì, sì. Basta lenticchio, guarda. Voilà. Maledetti infami, sono offeso, me ne vado, ciao. Controlli l'operato, io so cosa stai cercando. Sì. Il salmone. Ah, lo mangiamo subito, guarda che presentazione terribile, vabbè. Perché questo. La cosa bella di fare Capodanno in camper che c'è un... Sì. Pazienza, dai, siamo a casa, ma qui cosa cambia? La cucina è piccola. Amore, il cane, i gatti. Sì, alla fine per noi è veramente uno... Cena come un'altra, non cambia niente. E abbiamo solo scelto un posto veramente sereno e tranquillo, perché vogliamo evitare che loro possano avere problemi coi botti. Allora, mancano 3 ore a Capodanno. Per l'esattezza, dai, 2 ore e 54 minuti. Ora, non è finito di mangiare alle 9:06. Abbiamo tirata, perché abbiamo anche chiamato degli amici nel frattempo. È ora di aprire lui. Per noi è già mezzanotte. Auguri! Molto bene. Cambiato niente. Lo volevamo da Natale. Speriamo che sia buonissimo. E questo qui invece l'abbiamo preso a Bordeaux. Ed è un Brut. Chiamato? Vediamo se te lo ricordi. Lo so. Champagne. No, non si può perché non è DOCBCPC. Non dirmelo. Oh mamma, è difficilissimo. Dimmi la prima lettera. C. No, non è vero. C. La seconda. Cremon. Bravo. Ti ho fregato. Andiamo. Sì, dai. Tanto da qualche parte nel mondo è già mezzanotte, non posso dire che mamma il fuso. Qui c'è mezzanotte. Non l'ho ancora bevuto. E se parte il coso qua? Che un po' avrà preso, cioè si è un po' saccagnato. Allora. 3, 2, 1. Ce la faccio paura. No, è troppo duro, te lo giuro. È big fail. No, non ce la si fa mica. Fai te. Anche tu non ce la fai. Oh, aspetta. Mamma mia. Aspetta. Ho paura. Botta. Vai, verso. Buon felice anno. No, come? Sì. Come che dicono qua? Feliz Nata. No, un anno. No. Dicono passarlo bien. Vai. Alla noce veglia. Cin amigos. Amore. Grazie, amore, anche a te. Buono. Attenzione, è buono. Sono i bicchieri che non sono molto. IKEA style. Sono internazionali, Mica da poco, Prego pare tu. Sì. Allora, io aspettavo queste gocce di cioccolato. Cioccolato? Non le vedi queste gocce di cioccolato, Chissà se c'è la crema dentro. Allora, avvoltoio numero uno. Olive oil panettone. Non puoi, c'è il cioccolato, amore mio. Ma dov'è il pistacchio? Ah, questa cosa lì. Sai che sei un personaggio, Davanti alla telecamera non batti ciglio. Ehi, no. Non ti fa bene anche a te il cioccolato, via. Mettiamolo via. No, amore. Ti fa male al pancino. Quindi niente, adesso aspettiamo mezzogiorno, mezzanotte. No, dobbiamo proprio. Ma è già mezzanotte. Ah, è mezzanotte, ma già le 12. Ding! Non ci sono cuochi. Ma chi se ne importa? Quando è che li spegni? Charlie che guarda per dire, ma questa è stupida. Ciao amore. Lei se potesse ridere riderebbe tutto il giorno. No, in questo momento sto dicendo che cavolo. No, mamma. Mi è venuta un'idea geniale. Allora, per fare una cosa un po' che ci tenga la mente attiva, facciamo un gioco. Cioè lei che se diceva cosa cavolo. Facciamo il gioco dell'impiccato. Scriviamo tutti i paesi in cui siamo stati quest'anno, scegliamo una parola e giochiamo all'impiccato. Tu ti ricordi come si gioca all'impiccato? No. Ogni errore che tu fai, crei un omino e poi perde quello che ha più omini. Ma lì, nel momento del bisogno, chiamami, che usciamo, vero? Sai che cosa stai facendo? La pasta. La pasta sulla mia sciarpa, di nuovo. Mi hai fatto indovinare. È l'unico posto in cui la fa. Quella è la copertina di paella azzurra. Si è spento. Si è rotto. Sai che ti lo puoi... Puoi ancora farlo, non ti preoccupare, tanto la mia sciarpa quella. Com'era quella faccenda del se fai una cosa a Capodanno la fai tutto l'anno, no? Mm-hmm. Quindi se lavi i piatti in camper a Capodanno li lavi tutto l'anno. E quindi li asciugo tutto l'anno. Ad esempio. Guarda quanta roba per poi un piatto di pasta. Ma non come si moltiplicato i panini. Ma
Poi no. Ormai è uno show tutto tuo. Sì, e Sara dice oggi, boh, niente, vuoi parlare tutto tu? Ma non lo so, perché io sto facendo sempre qualcosa, tu tieni male. Ma funzioniamo così. No, tu fai il regista, io faccio l'attrice. Sai che quando monterai questo video farò crunch su tutto. Oppure non uscirà un video. Oppure riderai come una pazza. È quasi senza senso. Esatto. Cioè, quanto è bello ridere. La risata ci appartiene tantissimo a bordo. È una cosa che ci fa proprio bene al cuore. Quindi ridete. Ridete, tipo, ah, subito adesso. Ridete in questo esatto momento. Fate indietro, andate indietro di qualche secondo. C'era la risata e ridete. Prendetevi bene e ridete. Poi tornate avanti. Tornate avanti e dite, ma quanto è bello fare il capodanno in tuta. Il rumore del mare di sottofondo non si sente perché c'è Olimpia che è russa culturalmente, quindi sentirò l'impulso. Comunque, com'era la faccenda del capodanno tutto l'anno? Sara lava i piatti, Paolo li asciuga. Ah, ma Paolo è il regista, mi ho dimenticata. No, togli il dito indice. Togli il dito indice. Indice, Paolo. Allora avremmo potuto fare un video dicendo, oh no, si è rotto il panettone, oh no, oh no, non si apre lo sfumante, come faremo? Si è aperto. È aperto. E il panettone si è rotto? Sì, perché l'abbiamo tagliato. Sì, col coltello ovviamente. Ah sì, voi ci volete bene perché noi siamo così, vero? Cioè, alla fine sì, dai. Comunque, Oda e gli spagnoli abbiamo conosciuto veramente delle persone speciali. Cioè... Se siamo arrivati qua, solo gli spagnoli ci hanno cagato. Sì, sì. I tedeschi cioè, no, parcheggiavamo, salutato, ci guardavano male. Secondo me hanno detto, oddio, questi giovani faranno petardi, cose, non hanno capito che andavano da mia prima di nuovo. No, chi vuole però... la cuccia, aspetta. Molto ridere questa cosa. Tiene la cuccia, quando si stufa vuole la cuccia. Vieni qua. E non abbiamo ancora capito. Mi sei affezionata. L'hai detto che l'altro giorno ci voleva mordere mentre la lavavamo. Mi sono dimenticato. Adesso vi faccio vedere. Olimpia dorme lì. Cioè, lì. La cuccia noi la teniamo dietro Olimpia. Dio di Olimpia. Dietro Sara. Lei dorme sempre lì tutto il giorno, ma di sera vuole la cuccia. Guarda come si raggomi. Ma non cambia qualcosa? Ma forse ha freddo. O forse è proprio il suo cuscino, la sua coccola. Ma cambia qualcosa? Dammi un bacino. Beh, guarda come diventa piccola. Sembra proprio un puff. Cosa c'è? Se vuoi usare il caffè d'orzo. Ma non puoi fare 5 ore il caffè d'orzo. E quindi? Ci ha contaminato il nostro amico Fabio col caffè d'orzo. Ciao Fabietto. Abbiamo orzo tutti i giorni. Manca ancora 2 ore e un adesso quarto. Facciamo il gioco dei paesi, dai, l'impiccato. Mi piace questa idea. Giochiamo all'impiccato in versione digitale perché non vogliamo sprecare foglietti. Yeah. Quindi e noi tu? Facciamo... Aspetta qua. Ah, lì sotto. Ah, hai fatto okay. Va bene, sì sì. Scegli una parola relativa all'Austria, io poi devo indovinare. Non è troppo difficile, eh? L. Vabbè, ma mezza faccia. Era la faccia, il primo e la no, faccia. No, era un quarto e l'altro. Ma che stenti? Si sì, gioca, faccia, si... occhio, occhio, naso, naso, orecchio, no, occhio, occhio, faccina. Va bene, non era L. Sei partita dall'L, cioè, è 5 consonanti. È stato l'aghi. E vai, potevi venire subito là. La prima lettera. A parte che l'aghi finisce qua. Cioè. È italiano? Certo. M. Natura. A. E. I. C. Sì, tutto un corpo. Già detta prima, la faccia. Guarda quanto sono onesta. Già, ti l'ho già detto. N. Non vorremmo il video, ti tolgo un punto. R. No, con la R cosa c'è? 3, ti l'ho già detto, 3. Freddi. Ah, bisognava mettersi qualcosa di rosso. Mercato. Vado, guarda qua. No. Ma dai. Vabbè. Quanti anni era che non giocavi all'impiccato? Forse dalle medie. Come? Bravo. Beh, era complessa, cioè. Vabbè. Cicmani, sì. Comunque si scrive con la I normale. No, all'Y alla fine. Comunque è un paesino meraviglioso con queste casette nere decorate in... Aiutami, cos'era? C'è un video, ve lo lasciamo qui
qui. Sì, però c'è le cistrane. Quindi attenzione, vedi. Però. È un paesino meraviglioso che noi abbiamo scoperto per caso. Sembrano delle casette in marzapane, bellissime. Non era tanto complesso, abbiamo messo due cose in Slovacchia, quello è Bratislava. C'era un libretto delle regole. Sì, io ho detto facciamolo semplice perché poi si arrabbia. Dai, natura, Austria, Polonia. E per chi non lo sapesse, noi in Polonia siamo stati quasi 2 mesi e mi è piaciuto tantissimo. Ma proprio tanto, 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 tanto. Cioè, tutta la parte del nord della Polonia ce l'abbiamo nel cuore. Ah, oh, mamma mia. Ok, ok. Miniere di sale. Pierogi. Bravo. Cosa sono i pierogi? Pieroghi? Pieroghini. Sono dei ravioli ripieni in vari modi. Assolutamente non la carne, ma potete benissimo richiedere la variante quella vegetariana. Ci sono anche dolci, noi li abbiamo mangiati a casa di Kalina, ripieni di una marmellata di fragole e li abbiamo conditi con lo yogurt bianco. Buonissimi. I am Samar, il nickname di un artista polacco che noi abbiamo conosciuto di persona, che fa degli sticker molto belli. Noi ne abbiamo uno appeso qua in camper e li trovate in giro in tutte le città d'Europa. Posso dire una cosa? Vai. Sulle 10:20 c'è già sonno. Facciamo l'ultima. Un sonno. Dai, l'ultima, ho vinto. Ma che cos'è? Dai, è facile. A, D, N. Però manca un ali. Non me l'hai messo. Dove? Qua, canale. Ah, si scusa. L. Forse manca anche una E sopra. Vuoi fare un altro gioco? No, basta. Stacco. Facciamo. Ti aspettiamo un mezz'oretta. No, manca un'ora e mezza. Auguri, buon anno! Ciao, arrivederci e grazie, a domani! Grazie, auguri! Buon anno! Com'è finita? Che abbiamo dormito. Abbiamo provato ancora a guardare un cartone animato, che era carino, Però, e durava anche poco. Io sono crollata. Proprio addormentati, poi abbiamo sentito qualche botto in lontananza. Loro sono stati benissimo, vabbè, l'impia si lecca, quell'altro è lì che mangia. Dormivano tutti. Ci siamo alzati, abbiamo visto l'alba. Abbiamo fatto gli auguri al vicino. Siamo andati a fare 2 passi in spiaggia, tranquilli. E abbiamo beccato l'unico italiano. Correva, che augurava buon anno al cellulare. E cos'altro? Niente, sappiamo che in Italia hanno fatto un po' di bagordi, hanno fatto un po' di botti. Non abbiamo mangiato l'uva. Abbiamo mangiato l'uva perché ci siamo addormentati, la mangiamo oggi, non cambia niente. Sono di sugo. Tanto è mezzogiorno, quindi va bene, calcoliamo i 12 ritocchi delle 12. E quindi mentre noi cerchiamo di andare a mangiare fuori, vi auguriamo buon anno. Sì. Questo video non vuole essere un video di buoni propositi, vuole essere un augurio, continuare questo stile di vita che ci sentiamo al momento cucito addosso, sì. Siamo felici e speriamo che lo siate anche voi, credo sia l'augurio migliore che si possa fare. Vi auguriamo buon anno e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao.